Allora, ed eccoci qua al circuito modificato. Abbiamo fatto diverse modifiche a questo circuito e finalmente siamo arrivati alla versione definitiva. Così funziona veramente bene. È abbastanza potente come uscita ed è abbastanza affidabile anche. Abbiamo risolto il problema dell'affidabilità del diodo vuoto riducendo questa resistenza. Prima era da 1,5K, adesso è da 6,5 ohm addirittura. Quindi vengono bypassati completamente tutti quanti i picchi di corrente che prima andavano a ridurre la durata del diodo a vuoto. E adesso il diodo a vuoto è passato dalle 50-100 ore di vita che poteva avere prima a 4-5 mila tranquillamente. Poi, seguendo la catenaria dell'alimentazione anodica, vediamo questi due condensatori che servono per migliorare la risposta ai transienti sull'alimentazione, nel senso che servono per eliminare il problema che può innescare l'induttanza parassita serie di questi condensatori di livellamento di grande capacità. Poi, continuando, notiamo che altre modifiche, ho cambiato completamente la polarizzazione dello stadio d'ingresso del preamplificatore. Ho abbassato la resistenza anodica, la resistenza di carico anodico, e ho aumentato la resistenza catodica. Questo per farlo lavorare con una corrente più alta, quindi un rumore di fondo minore, e con un'impedenza d'uscita più bassa. Quindi ovviamente abbassando la resistenza anodica ho dovuto adattare tutto il circuito. E poi per stabilizzare la tensione alla quale lavora, che era troppo dipendente dalla corrente che attraversa il circuito, ho messo questo stabilizzatore di tensione, è uno stabilizzatore tipo shunt, quindi è un diodo Zener con in serie un diodo LED che serve per darci un'indicazione sul funzionamento. Praticamente poi ovviamente ho dovuto aggiungere la corrente che passa in questo ramo, diminuendo questa resistenza che prima era da 220K, ora è da 150K. Quindi adesso qui abbiamo una tensione di circa 200-204 volt misurati, stabilizzata. E qua abbiamo una tensione di circa 178-180 volt, mentre sull'anodo del triodo abbiamo 95-98 volt, grosso modo. Qua ho riportato anche l'amplificazione dei vari stadi. Qua con 800 millivolt di picco di ingresso abbiamo in uscita un segnale di 2,75 volt di picco. E all'uscita del secondo stadio abbiamo un segnale di 48 volt di picco, che comunque è sempre inferiore alla tensione di polarizzazione negativa della griglia di controllo delle finali. Così non introduciamo una corrente di griglia e non andiamo poi ad avere del clipping in uscita. Un'altra modifica che è stata fatta è passare dalla configurazione pentodo a quella triodo, mettendo una resistenza direttamente fra griglia, schermo e anodo, sia della prima che della seconda finale, ovviamente, sono simmetriche. Poi per il resto non sono state fatte altre modifiche sostanziali. Praticamente abbiamo cambiato qualche componente. Abbiamo migliorato il punto di funzionamento di tutto lo stadio d'ingresso, perché questo, essendo collegato in continua, cambiando la polarizzazione del primo stadio, viene perturbata anche quella del secondo, che è un amplificatore differenziale a doppia uscita. Quindi non abbiamo cambiato i condensatori di accoppiamento perché comunque ho visto che non hanno nessuna influenza sull'uscita. Ho verificato la rotazione di fase sulle basse frequenze e praticamente è inesistente. Qui il problema di questo circuito è una leggera rotazione di fase sulle alte frequenze. Tuttavia, si può facilmente
ovviare tagliando leggermente le altre frequenze, perché tanto a noi non interessa arrivare alla frequenza a cui si manifesta la rotazione di fase più massiva, che è sugli 80 kHz. Quindi questo gruppo qua serve proprio per questo, serve per limitare la banda. Questo è un circuito che diminuisce la propria impedenza all'aumentare della frequenza, quindi va a diminuire di fatto la banda passante. Si può ulteriormente ridurre la banda passante andando a giocare sulla reazione, mettendo un condensatore in parallelo a questo trimmer di taratura, oppure mettendo in serie un gruppo RC passa alto, perché ovviamente questa è la reazione, quindi tutto quello che passa di qua viene poi decurtato dal segnale d'ingresso. Quindi qua ci vuole un passa alto per avere poi una risposta globale come passa basso. Una precisazione: questo regolatore di tensione che abbiamo qua, questo regolatore shunt, oltre a stabilizzare la tensione per lo stadio d'ingresso per il preamplificatore, serve anche per evitare che, togliendo questa valvola dal suo zoccolo, la tensione su queste due capacità possa salire troppo, perché togliendo questa valvola dal suo zoccolo, qui non abbiamo più assorbimento. Qui la caduta di tensione si riduce, ossia zera nello specifico, e qui su questi due condensatori di livellamento avremo 430 volt, che sono eccessivi perché al massimo reggono 400 volt. Questo regolatore shunt intercetta praticamente anche la corrente in eccesso che passerebbe comunque in questo ramo. Quindi la tensione al massimo ai suoi capi raggiungerà i 200 volt e quindi questi condensatori non subiranno in ogni caso nessun danno, anche togliendo la valvola dallo zoccolo, che è la condizione più critica in assoluto in questo caso. Tutte le modifiche che avete appena visto io le ho trattate in modo completamente discorsivo per non essere troppo pesante. Ma dietro ci sono centinaia di calcoli matematici, quindi ho fuso praticamente la calcolatrice e ci sono anche un sacco di prove strumentali che servono poi per validare le modifiche, nel senso che prima la modifica viene calcolata matematicamente e poi viene provata. E se passa i due step, allora viene mantenuta, quindi consolidata. Quando si apportano delle modifiche, cosa bisogna ricercare? Prima di tutto bisogna ricercare un equilibrio nell'amplificazione, cioè distribuire in modo abbastanza equo l'amplificazione fra i vari stadi, senza saturarne nessuno. E questa ricerca si fa normalmente togliendo la controreazione, perché la controreazione comunque può mascherare diversi difetti. Poi la seconda cosa che si ricerca è l'affidabilità dello schema, cioè calcolare tutte le possibili variabili che comunque possono dare fastidio. Per esempio, togliere dallo zocco una valvola, cosa succede? Brucia tutto? No, deve essere comunque uno schema affidabile che è tollerante anche a queste cose. Poi, per ultima cosa, bisogna ricercare di evitare il più possibile rotazioni di fase o comunque situazioni che possono innescare oscillazioni. Poi, una volta che si sono apportate tutte quante le modifiche del caso, si è reso affidabile e ben funzionante lo schema e tutte le prove strumentali confermano questa condizione, allora si può andare ad ascoltare e ascoltandolo si possono trovare altri difetti che comunque possono essere curati successivamente. Ma normalmente quando uno schema strumentalmente funziona bene ed è corretto, difficilmente suona male. Quindi ho lasciato le prove sul campo come ultima fase. Ed eccoci qua andando avanti con le modifiche. Qua possiamo vedere i due resistori aggiuntivi nascosti
dietro le resistenze qua, questi due resistori, uno di qua e uno di qua, che servono per bypassare queste resistenze verdi che vedete e hanno un valore molto più basso per evitare i picchi di corrente sul diodo a vuoto. Poi qua possiamo vedere uno stabilizzatore di tensione con una serie di Zener e un LED, eccolo qua, che si accende quando il regolatore di tensione arriva alla tensione nominale, che è circa 200 volt. Questo serve per alimentare il preamplificatore, avendo una tensione stabile, e soprattutto serve evitare il picco di tensione sui condensatori di rivelamento nel caso la valvola del preamplificatore o del driver venisse rimossa, perché ricordiamo che comunque se le valvole vengono rimosse non c'è più assorbimento e la resistenza di caduta non riesce più ad abbassare la tensione ai capi di questi condensatori di livellamento, che avendo una tensione massima di 400 volt si brucierebbero. Poi qua dietro possiamo vedere il resistore da 220K cambiato con uno da 150 per aumentare la corrente, perché una parte finisce nel regolatore di tensione. E poi qua questa è la resistenza di carico del preamplificatore che è stata cambiata. E qua dietro non si vede, qua sotto c'è la resistenza catodica del preamplificatore, anche quella è stata cambiata. Un'altra cosa che possiamo notare è il filo che parte dall'uscita, quello rosso e nero, questo qua, questo, che parte dall'uscita e ritorna all'ingresso del preamplificatore, è stato scollegato, ritorto più finemente e poi ricollegato. Invece di collegarlo sotto al circuito stampato, l'ho collegato sopra per comodità. Adesso la prossima cosa che faremo è andare a trasformare questo amplificatore da pentodo a triodo come valvola finale di potenza, e questo lo faremo mettendo un resistore direttamente sullo zoccolo fra l'anodo e la griglia schermo. Quindi scollegheremo il filo della griglia schermo e metteremo un resistore qua. Ora procediamo. E adesso altra piccola modifica messa in opera sotto lo stampato di due condensatori poliestere per velocizzare la risposta dell'alimentazione ai transienti in parallelo a questi due condensatori qua di livellamento. Sono condensatori da 330 nanofarad in poliestere, come si può notare facilmente. Per fare questo ho dovuto sollevare lo stampato dove sono alloggiati tutti quanti i componenti dell'alimentazione dello stadio finale di potenza. Qua si nota la piccola lampadina che ho dovuto smontare, era collegata qua, e poi adesso andrò a rimettere in opera questo stampato e andrò ad alimentare il tutto per vedere quanto la modifica è efficace. Non c'è spazio per mettere altri condensatori di questo tipo sotto, quindi metterò solo questi due per non stravolgere completamente lo stampato facendo fori o quant'altro. Qua si notano le saldature che reggono la parte superiore. Sono saldature realizzate a TIG senza grossa cura. Qua la luce era tenuta in posizione della colla a caldo che ho rimosso, infatti il foro è abbastanza stretto per mantenere in posizione la lampadina senza ulteriori colle o quant'altro. Questa è una panoramica dell'amplificatore visto da dentro con le varie modifiche che ho implementato. Questo qua è il filo che dall'ingresso va al preamplificatore direttamente, un cavo schermato
di discreta qualità. Ed ora accendiamo l'amplificatore. Prima di tutto ricolleghiamo il cavo di alimentazione, che io tutte le volte stacco per prudenza. Poi andiamo ad azionare l'interruttore di accensione che è posto qua dietro. La prima cosa che vediamo è che si illumina il LED dell'alimentatore anodico, quindi c'è tensione anodica. Poi fra un po' vedremo che si accenderà anche il LED dello stabilizzatore della tensione del preamplificatore. I condensatori che alimentano questo componente sono a loro volta alimentati da un resistore di grande capacità, quindi ci vuole un po' di tempo. Ed eccolo qua, bello acceso. A questo punto non mi rimane che cambiare la configurazione da pentodo a triodo, mettendo i due resistori sulle valvole finali e poi fare le misure finali. Siamo finalmente giunti alla fine delle modifiche. Adesso funziona veramente bene, cioè penso che non sia possibile fare nient'altro per migliorarlo. E quali sono le conclusioni che possiamo trarre? Questo è un amplificatore di fascia alta, tuttavia aveva dei problemi di progetto. Quindi non possiamo fidarci troppo dei produttori, molte volte sono approssimativi. Era addirittura sbagliato lo schema che mi hanno dato, quindi l'ho dovuto rifare da zero facendo il reverse engineering. Quello che possiamo veramente trarre come insegnamento è che comunque modificare questo amplificatore e renderlo perfetto è costato poco come componenti, una ventina di euro di componenti. Mentre mediamente per far funzionare bene un amplificatore di costo medio-basso ci vogliono centinaia di euro, perché comunque i componenti da cambiare sono tanti e sono anche cruciali, come per esempio i condensatori di livellamento, che comunque hanno un costo abbastanza importante. Qui adesso si possono fare altre migliorie volendo. Per esempio, invece delle KT 88 si possono montare tranquillamente delle KT 120 ritoccando solamente il BIAS. In questo modo possiamo estendere il funzionamento in classe A dell'amplificatore, quindi possiamo ulteriormente migliorarne le caratteristiche. Tuttavia, ovviamente, qui adesso si sta già parlando di qualcosa che ha un costo relativamente alto. Dovrei metterci 4 KT 120, che comunque di buona qualità costano diverse centinaia di euro, che alla fine, tenendo conto della qualità globale dell'amplificatore e dei risultati che possiamo ottenere, ne può valer la pena. Comunque, detto questo, detto tutto, vi auguro una buona giornata. Qua ora c'è il sole, insomma. C'è un freddo della Madonna e c'è un po' di nebbia. Buona giornata a tutti. Ah, voi pensavate che il video fosse finito qui, e invece no, questo è il post scriptum. Allora, vi do appuntamento al prossimo video in cui eseguirò su questo amplificatore le prove strumentali e vedremo un po' strumentalmente come si comporta. Cioè, io l'ho già provato, ovviamente, va veramente bene. Però volevo rendervi partecipi delle tecniche di misura e dei risultati finali. Di nuovo.